Bentrovati telespettatori del Sassano allo Stagno. Questa settimana siamo pronti per ripartire con la nostra trasmissione parlando di ciò che gli italiani si aspettano per il 2013. Sarà finalmente l'anno della ripresa? È quanto chiediamo oggi qui ad Orga. Viene una svolta. Positiva o negativa? Perché sai che le svolte possono essere positive ma anche negative. Negativa, perché viene ancora l'età del 21. No. Quello che fa così. Dice? Sì, sì. No, io lo vedo così ed è giusto così. È andato bene il 2012? Sì, sì, tanto bene. Non si può lamentare? No, si va bene. E nel 2013 cosa si augura? Aspetto quella cosa lì. Il ritorno? Olio e manganello, posto l'Italia. Dice che serve quello per sistemare l'Italia? Sì, 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 con quelli lì che c'è adesso. Casa tutti. Smanganelliamo tutti? No, a casa, senza smanganellare. Va bene così. 2013 anno della ripresa? Speriamo. Sì, ci contiamo. Ci contiamo tutti. Dalla ripresa delle tasse. Non ripresa delle tasse, basta, no? Basta tasse, tasse, basta tasse. Basta parlare. Siamo ottimisti un po', per l'amor di Dio, speriamo di riprenderli. Ci sono delle avvisaglie positive, secondo lei? Per esempio le elezioni che arriveranno a breve? Stanno parlando ora, guardi. Non sappiamo cosa votare. Cosa votare. Ah, perché c'è un po' di tutto. Un po' di tutto, sì. Troppo. Ah. E alla fine su chi vi indirizzerete avete il già troppo, quello? Il troppo stropia. Quindi non sapendo chi... Non so. Ma non saranno di certo le elezioni che porteranno novità di rilievo. Che bisogna fare altro che parlare. Quindi 2013 non sarà appunto segnato, non ci sarà la svolta, grazie. No. Io ritengo di no. Sono troppi segnali negativi e non quelli positivi. Anzi, negli ultimi mesi sono aggravati i segnali negativi. L'economia reale. Qui l'anno scorso non si riusciva a passare. Ah, dice che io pensavo di dire quanta gente. L'anno scorso, stessa giornata, non si riusciva a camminare qua. Ah. Oggi c'è molta meno gente. Quindi molta meno gente quest'anno? Sì, sì. Ma anche sugli impianti da sci. Cioè, l'anno scorso c'erano le file, quest'anno io 4 giorni che sono qua non ho ancora trovato la fila. Quindi effettivamente... Io sono uno positivo di carattere, non sono negativo. E siamo positivi. Però dobbiamo sempre sperare nel meglio e ci contiamo. Che l'anno 2013 sia migliore. No, non è che aumenta, sarà migliore, noi chiediamo. Si aumenta il 25% i rifiuti, che è la TARSU si chiama. Poi aumenta, tolgono la tredicesima i pensionati. Quindi la tredicesima non se la vedono più i pensionati. Qui cosa facciamo allora a questo punto? Poi aumenta gas, luce, tutto quanto. Non lo so se è un 2013. Io sono negativo, lui è positivo, io sono negativo dalla nascita, però come così non sono mai stato. Proprio l'anno peggiore sarà... L'anno peggiore è 2013 e poi più avanti anche, non è finita. Mi dispiace per il futuro dei nipoti e dei figli, però... Perché dice che 2014, qualcuno parla della ripresa nel 2014. Ma scherziamo. Non gli bastano mai i soldi a quelli che sono su al governo. Ha capito? Però avremo appunto un nuovo governo. Quale nuovo? Nei primi mesi del 2013. Ma sono sempre gli stessi dinosauri, come fa a essere nuovi governi? C'è ancora D'Alema che è uscito, c'è ancora quell'altro che è uscito. Tutti che escono sono incollati al cadreghino. Loro i privilegi, hanno tolto i privilegi per caso. Hanno tolto qualcosa? Non si sono tolti niente. E quindi... ma beccano sempre la piramide, beccano sempre la base, la punta mai, perché loro non sono gli intoccabili. Facciamo una previsione, 2012 o 2013? Facciamo una previsione, sarà peggio uno o l'altro? Ma il 2012 è che sta appunto. Passando... Che voto dal 2012? Il 2012 non è andato bene. Il 2013, che voto diamo al 2012? Io darei un 7, 6, 7. Ah, quindi insomma, no, sette. No, è 10, arrivare a 10 è lunga. Vabbè, ma il 10 deve passare un sacco di anni ancora. Chissà. Quindi tutto sommato il 2012 non è andato così male. No, perché non ha ancora toccato ancora le pensioni. E mi dia il suo voto, la previsione di voto per il 2013. 2013 sarà 5. Sarà un anno da 5. Forse 5. E poi più avanti non si sa. Okay. Per adesso prendiamoci con le previsioni tragiche. Chi vivrà vedrà. Positivo. Spero positivo. Come il 2012. No, meglio, no. Speriamo meglio. Dici che sarà l'anno finalmente della ripresa, tutti che parlano di questa crisi? No, che... non penso che sia l'anno della ripresa, però speriamo che andiamo a migliorare. Che voto dai al tuo 2012? Facciamo, 10 perché è nata lei, però 7. 7, sì. Tra 7 e il 10, cioè se facciamo 8 e mezzo. Dai, 8 e mezzo, sì. Okay. Il tuo? Ma... diciamo, ma sì, diamo un 8, dai, alla fine non è così male. No, lei è nata nel 2011.
Vuol dire che ci si prepara per qualcuno di nuovo? Sì, con calma, con calma. Il 2013 non sarà l'anno del... No. Aspettiamo ancora un po', noi andiamo in coppia. Ah, okay. Quindi fate una riunione, decidete quando. Esatto. Esattamente, è andata così per le prime. Ah sì? Se no, sì. Più o meno, vabbè. Ah, vi siete incontrate a bere il tè, senti, qual è che ci... Più o meno, sì. E la previsione per il bis, quindi? No. Per il 2015? Boh, magari, okay. Vediamo, magari, potrebbe, sì, potrebbe essere. Okay. Potrebbe essere. Fateci sapere, mi raccomando. Va bene. Come è andato il 2012? Il 2012, benissimo. Mm. Mm. Che voto diamo? Ho trovato lavoro, perciò benissimo. Oh, bene, questi anni che dicono di crisi, eccetera, eccetera. 2012, perfetto, lavoro perfetto, assunta con l'indeterminato, perciò meglio di così. Speriamo che... Una delle poche fortunate, parlano tutti di gente che viene licenziata e perde il lavoro. Invece no, meno male, si è chiuso bene, perché all'inizio era come tutti gli altri, adesso... Come tutti gli altri? Cosa come tutti gli altri, che siamo messi tutti male. Ok, ok. Quindi sei qui in vacanza con un altro spirito rispetto all'anno scorso? Sì. Sì. Ottimo. E cosa ti auguri per il 2013? Che sia ancora meglio del 2012. Potrebbe essere? Sì, speriamo. Okay. Speriamo che si sistemi proprio il tutto. Come è andato il 2012? Male. Malissimo, guarda. Male, male. Il 2013? L'anno della ripresa? Speriamo che sia l'anno della ripresa. Potrebbe essere? C'è qualche segnale positivo? No, tutto negativo. Come sarà il 2013 secondo te? Ma spero un anno positivo rispetto allo... Come il tuo anni... 2012, che è stato un anno da incorniciare. Sì, è stato abbastanza positivo, sì. Però quindi speriamo... Quando tu senti alla televisione tutti questi che dicono un anno tragico, tu ridi. No, non c'è mica tanto da ridere, ecco. Speriamo che sia migliore, ecco, sicuramente. Che voto dai il tuo 2012 passato? 2012 per me un bel 7. Un bel 7 per me. Sì. Nel 2013 cosa ti aspetta? Hai già qualche progetto? No, ancora no, di progetti no, per il momento no. Lo prendiamo come viene, ecco. Lavoro? Il lavoro va bene, tutto bene. Quindi non c'è male. Speriamo nella riconferma del lavoro. Sì, intanto. sicuramente il lavoro, la famiglia, un po' di serenità da parte di tutti, questo è importante. Qualcuno ci ha detto che quest'anno vede meno gente in giro. Non lo so, perché sinceramente io è la prima volta che faccio l'ultimo dell'anno qua, perché sono sempre stato all'estero, quindi... Sì, cioè, sei passato da un primo da un capodanno alle Maldive a un capodanno d'Orga? No, tutto rispetto al lavoro, al lavoro. Okay. Sì, ero costretto a lavorare all'estero. Quindi il fatto che sei qua è già una buona cosa. Sì, esattamente. L'unica sfigata di tutto il circondario bergamasco è stata mia figlia, si è presa una bella multa passando... Ingiustamente gliel'hanno dato col rosso qui. Ah, c'era il rosso? Sì. Vabbè, allora giusto. No, perché no. Era all'interno. Come faceva a uscire? Ah, era già prima che scattasse, sì, il... Sì. Cosa doveva lasciare all'immobile fino alle 10? Già. Però ieri ho visto che ne passavano male. Una valanga di automobilisti col rosso e nessuno le fermava. Perché non c'era il vigile? No. Diamola con allora, ci fermiamo noi con la telecamerina, esatto. Riprendiamo tutti quelli che passano con... Bravo. Il rosso senza vigile, e poi li portiamo dal vigile. Segnale al vigile. Mi sembra giusto. Va quindi bene. Il 31 dicembre si è chiuso male con la multa. Sì, esatto. E come sarà la ripresa? Come sarà il 2013? Favolosa, abbiamo 9 tasse. Uh-huh. A me piacciono le tasse. Cosa devi fare tutti i soldi in banca? Cosa se ne fa? Abbiamo qui un mio amico, dice che vuole investire in tasse. Ottimo, ottimo. Vuoi dare la mano al governo, insomma. Va bene. Avremo anche un governo nuovo, lo sa. Sì. Monti. Monti che va dal mare. Da che parte andiamo? Lei cosa vota, scusi? Top secret, non posso, perché altrimenti se io sposto migliaia di voti, sa? Anzi, anche milioni. Io se dico ciò che penso io, sposto milioni di voti, non posso. Ma dai. Insomma, dica lei che al massimo ne sposterà 5-6 di voti. Siamo tutti decisi. Storace. Perché no? può essere uno. A destra di Storace non ce n'è un altro, se no votevamo. Il signore prima mi ha detto che spera che torni quello col manganello. Sì. Dar manganellate a tutti. Sì, no, ma c'è... Manganellare quelli a Roma.
Io ho un programma moderato, ma non lo voglio dire. Ah, non lo so. Si tratta di lampioni col capestro. Giusto, ragazzi. Vabbè, sì. Aiuto. Non sono sufficienza di lampioni da prendere con la gente lì. No, così. Bisogna essere tutti più buoni, inizia l'anno, bisogna essere buoni. Buoni? Siamo ancora nel periodo di Natale, dai, insomma. Ai Viga riserviamo i tralicci di alta tensione. Ok. Chi vota? Io sono d'accordo. Tutto, più a destra di così non si può andare, andrò a destra ma al massimo. Porca miseria. Poi c'è anche Berlusconi che torna, c'è Monti, c'è a sinistra, c'è Grillo, quante possibilità. Basta Monti, vogliamo andare al mare. Allora cosa si fate qua? Veniamo a prendere un po' d'aria almeno. Visto che si sta bene. Speriamo. L'Italia tornerà a correre. Speriamo. Lavoro. Me lo auguro. Per tutti. Meno tasse. Quello prima di tutto. Dice? Convinta? Sì, convinta. Qualcuno dice che per ancora un po' di anni. Vabbè, questo lo deve chiedere a lui perché io non è che me ne intendo. Ascolti. C'è da far sparire il 90% dei vecchi politici. Basta. Ecco, poi se spariscono loro può darsi che riprenda in mano a voi giovani. I vecchi re bambetti devono stare a casa. Eppure ha visto che anche Monti, che era nuovo della politica, ha portato nella sua lista, sembra che si presenti con è colpa dell'ATAC. Perché la sede si attaccano al sedere e non le mollano più. L'attack, il famoso attack, la colla, quella potentissima. Esatto. Per me è così. Qual è la soluzione per far ripartire l'Italia? Per far partire l'Italia è una questione internazionale, non è una cosa solo italiana. Quindi non è colpa dei politici italiani, se è una questione internazionale. I politici italiani loro vanno avanti ancora alla vecchia, cioè allora quei dibattiti, quelle guerre fra di loro, vede la guerra Berlusconi, l'altro, tutto osso Berlusconi, non se ne fregavano neanche di portare avanti programmi anche fatti dal governo Berlusconi, portarli avanti quando erano buoni. Tante volte non erano buoni, ma quando erano buoni, no, era tutta una lite per attaccare e arrivare in possesso di quel tac, di quella bella sedietta lì. Comunque, Monti o mica Monti, per me sono convinto che il PD trionfa. Trionferà il PD? Quindi sarà un 2013 del PD. PD, per forza, perché non c'è altre alternative. Io non sono di sinistra, ma sicuramente in questo momento sono le persone più serie che ci sono in Italia. E che ci faranno ripartire alla grande. Per farci ripartire dipende un po' da tutti. Ma però sono loro che di sicuro domineranno la scena della politica, di sicuro. Come ti chiami? Luca. E tu come ti chiami? Matteo. Cosa state facendo di bello qui ad Orga? In vacanza? Sì. Benissimo. Senti, come sarà il tuo 2013? Anzi, come è andato il 2012? Bene. Senza mangiarmi il microfono, Bene? Sì. Ok. E per il 2013 cosa ti aspetti? Di essere promosso a scuola? Sì. Sei sicuro di essere promosso o sei magari anche bocciato? Promosso. Chi vuoi salutare? Chi vuoi fare gli auguri di buon anno? A tutti. In particolare a qualcuno? A te. A me? Grazie. E alla tua mamma no? Sì. E tu a chi vuoi fare gli auguri di buon anno? A papà? Sì. Come si chiama tuo papà? Patti. Ok. E la tua mamma come si chiama? Vigiloni. Ok. Salutali di buon anno. Ma speriamo che ci sia almeno una piccola ripresa. Questo chiediamo noi, se sarà l'anno della ripresa. Speriamo, il 13 porta fortuna in Italia, no? Vero, non ci pensavo il 13. Dici che porta fortuna, un buon numero? Ma in Italia il 13, la famosa schedina, fare 13. Quindi il 17 è quello che potrebbe portare un po' più fortuna. Il 17 sì, il 17 almeno da noi non porta molta fortuna. Quindi per avere un anno fortunato cosa ci vuole? Ci vuole un po' sperare un po' di più nel futuro, insomma. E speriamo che insomma le elezioni magari portino un po' di cambiamento, un po' di rinnovamento. Ha visto quanti nuovi fronti ha portato, arriveranno con le nuove elezioni? La sinistra, il Grillo, il Monti, e il Berlusconi che torna in campo. Sì. Speriamo che Berlusconi non ritorni più, perché vada in pensione, faccia il nonno,
ormai è fidanzato, può sposarsi e vivere una vita più tranquilla. Quindi quello va bene. Ma quello proprio, ne abbiamo abbastanza, abbiamo avuto abbastanza, no? Okay, quindi quello lo 18 anni, dicono rottamazione, no? Tre legislature, Berlusconi quanti ne ha fatti? 5 o 6, 94 più o meno. Allora, quindi è ora che lasci il passo, faccio un passo indietro. Ma lei ci crede al discorso del meno tasse, delle promesse? Ma dove esiste? Con Berlusconi sono aumentate anche con Berlusconi le tasse. Che visto che arriveranno le elezioni e tutti promettono un po' meno tasse. Sì, beh, Berlusconi, se andiamo a vedere il programma del 94 è uguale a quello di quest'anno. Meno tasse, niente ICI, aveva detto che avrebbe tolto il bollo sulle macchine, adesso lo ritira di nuovo, non lo so. Quindi dal punto di vista politico lei non è molto fiducioso? Non è più credibile, insomma. Dal punto di vista personale cosa si augura? Dal mio punto di vista, ma io cosa voglio? Sono pensionato, ho una bella pensione, spero che l'INPS continui a pagare. Continui a esistere. Anche se me la bloccano, me l'hanno bloccata, continueranno a bloccarla, vabbè, insomma. Un po' di risparmio. Poi c'è il fatto di essere qua. Sì. In vacanza. Sì, sì, già, ma io penso ai giovani, insomma. Penso ai giovani che col precariato che c'è in giro la pensione non la raggiungeranno, oppure quando la raggiungeranno, non so, se avranno la pensione sufficiente per sopravvivere, non dico per vivere. Fatti loro. No, beh, fatti loro. Beh, lei ha dei figli. Sì, certo. Allora, beh, insomma, saranno anche fatti suoi. Ognuno deve tirare a campare come riesce, speriamo bene. I figli sono il nostro futuro, se non pensiamo a loro, insomma, la società, bisogna essere anche un po' non troppo egoisti e pensare anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Okay. Io non ne ho di nipoti. Spero allora lascia i miei. Ecco, okay, sì. Un po' di tasse in meno sicuramente, speriamo bene, perché ci hanno massacrato quest'anno e speriamo che sia un anno della ripresa. Come è andato sul 2012? Sotto profilo di lavoro buono, però è stato un massacro a livello di tasse, purtroppo. 2013 quindi basta che non ci siano le tasse? Ma no, perché dopo bisogna essere anche un po' ottimisti nella vita, no? Quindi non bisogna vedere tutto il male, bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Si augura qualcosa per il 2013 in particolare? No, un buon 2013 e basta. Come il 2012? Come il 2012. Come è andato il 2012? Non c'è male, discreto. Un anno da 7,5-8. Ma da 7. E come sarà il 2013 secondo lei? Ma io penso meglio. Le avvisaglie sono buone? Di che tipo? Per la ripresa. Io penso di sì, perché siccome il 2012 abbiamo toccato tra virgolette, il fondo, e quindi sicuramente non si può andare peggio di così, quindi sicuramente si avvierà una certa ripresa. Qualcuno dice che toccato il fondo si può cominciare anche a scavare. No, non penso che sia il nostro caso. No. Il peggio del peggio l'abbiamo visto nel 2012. C'è stato un anno difficile, però penso che proseguirà per un altro po', ma poi ci sarà subito la ripresa. Partiranno col botto, con le elezioni? A febbraio? Dopo le elezioni, insomma, qualche cosa. Chi ci sistemerà i conti? Sarà lo schieramento che secondo lei... Lo schieramento è quello di centro-sinistra, cioè con l'apporto anche dell'esperienza di Monti, Bersani-Monti sarebbe una buona cosa. Brillante sicuramente. Come il 2012? No, un po' di più. Sì. Certo, perché meno? Bisogna meno? Sempre sperare, augurarsi sempre cose migliori. Che voto diamo a questo 2012? Beh, sicuro per noi piena sufficienza. 8. 8? 8 sì, perché è stato molto buono. Ottimo, ci dica le tre cose migliori del suo 2012. Noi parliamo solo di cose belle, tre cose belle. Salute. Certo, sì, salute in primis. Lei stava pensando alla vincita al Superenalotto che ha fatto, senza dichiararlo. Sì. Ma che è vero, non me la ricordavo. Non me la ricordavo, bene, la terza, spero di ripetere la vincita. Okay. Quindi voto positivo 2012? 7? Ullala. Più o meno. Ottimo. Hai fatto il pieno di... Per lei. Di come si chiamano? Di botti. Sì. Ma roba potente. No, robe piccoline. Con la crisi. Ma dov'è la crisi? Guarda qui quanta gente in vacanza. Mangiare qui o mangiare a casa è uguale. Mangiare qui o mangiare a casa è uguale.
Ah sì, perché voi avete qua l'appartamento. Esatto. Allora avete già qua un appartamento, insomma. Vabbè, l'abbiamo pagata. Ma voi cosa dite? Che vada meglio? Non posso io suggerire le risposte, se no l'intervistatore sorella se suggerisse le risposte, non posso. No, vabbè, io mi auguro che vada meglio, però... Però qua non è tanto facile. Che voto diamo al 2012? Al 2012 io darei proprio un bello zero, ma addirittura. Soprattutto ai politici, proprio i primi dall'alto veramente, che ci hanno proprio rovinato. Che passeranno le loro ferie meglio di questo periodo di alle Maldive. Bravo! Sono di nostri. Per però voi siete almeno qui in vacanza ad Orca. Meglio che quelli che stanno a casa non possono uscire di casa. Per carità, nessuno. No, no, è vero anche quello, non ci lamentiamo, per carità amor del cielo. Dicono che l'italiano è gran bravo a lamentarsi. No, 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 io non dico quello. Infatti mio marito se vuole lo può dire, io non dico quello di lamentare. Però mi lamento per l'andamento e per tutto quello come ci stanno portando. Il 2013 come sarà? Secondo lei sarà l'anno della ripresa? Io me lo auguro, specialmente per i giovani, perché noi vabbè, ormai siamo arrivati, siamo andati in pensione e meno male, ma i giovani non è facile. Ai primi mesi arriverà il nuovo governo, cosa dovrebbe fare per regalarci un bel 2013? Cosa dovrebbe fare? Rivoluzionare proprio tutto, ma mettere tutta gente nuova, nuova, da ricominciare da capo, da zero, per vedere se le cose funzionano o meno. Magari gente nuova però magari non è capace, magari ci porta al bar. No, non è mica vero. Peggio di così è possibile. È bravo, peggio di così è possibile. Per me peggio di così è proprio impossibile. Spero meglio del 2012, perché il 12 era bisestile. Di solito anno bisesto, anno funesto. Anno funesto. È stato davvero funesto? Non molto, ma insomma abbastanza. Poteva andare meglio. Suo personale che voto dà al suo anno? Il suo voto al suo anno personale? Ma diciamo sufficiente, non più di questo. Cosa si aspetta dal 2013? Un anno all'insegna del 7, dell'8? Nel 2013 aspetta che l'evasione fiscale diminuisca, la gente rubi meno e in più i vecchi politici si mettono da parte. Sa che oggi ho chiesto cosa vi aspettate dal 2013? Tutti la prima cosa, i politici. Cioè, siamo così ossessionati dalla classe politica. Il 70% dei soldi se li beccano loro, quindi noi lavoriamo e loro si prendono i soldi senza far niente. L'ossessione dell'italiano è il politico. Il politico, sì sì. D'altra parte non ci sono alternative, lei va a votare, è sempre la vecchia minestra, la gira sempre. Beh, quest'anno si va a votare proprio ai primi mesi. Sì, ecco perché sono sempre gli stessi, vedrà, vede che mette dentro. C'è la Rosy Bindi che ancora un po' la metteranno, gli fanno la statua di cera lì in Inghilterra. Vista la sua veneranda età, sempre presente. E allora chi votiamo? Chi è almeno peggio secondo lei? Ma non ce ne sono. Dovrebbe essere Monti, ma Monti insomma non è sufficientemente aiutato dagli altri. Perché Monti sì, avrà fatto delle cose buone, ma non eccezionali. Perché tassare tutti è molto facile, tutti ci riescono a tassare. Però concretamente per lo sviluppo dell'economia non ha fatto niente. Quindi nonostante la sua discesa in campo, secondo lei non verrà votato dalla gente? Non... Penso proprio di no, insomma, anche perché lui fa capo di una coalizione dove ci sono diverse persone, ma c'hanno dall'altra parte personaggi più compatti, cioè tipo PD e PDL. L'altro invece, il PDL, pensa proprio che faccia un buco nell'acqua. Un augurio per il 2013. Cosa auguro agli italiani? Io auguro agli italiani di stare bene e che le pensioni aumentino per quelli che attualmente ce l'hanno bassissime e soffrono la fame. E che tutti gli evasori si mettano la mano sulla coscienza e pagano le tasse e facciano ricevute fiscali, anche dove stiamo noi parlando adesso. Che voto diamo al 2012? 6. 6? Le cose belle del 2012. 3 cose belle che sono successe nel 2012. Ma per chi? Per lei, personali. Il lavoro è andato abbastanza bene. Ottimo. La serenità della famiglia. Un po' meno lo sport, ecco, dico uno un po' meno. Perché è sportivo? Sì, no, perché sono interista. Vabbè, ma questo, cioè, ma lei non ne becca uno se vince o perde l'Inter, so via. Quindi tutto sommato, dai, lavoro. Sì, bene. Bene, bene. Per il 2013 invece, cosa si augura? Ha qualche progetto in campo, qualcosa che le piacerebbe si avverasse? Solo nella serenità. Solo quello? Solo quello.
Buon anno. Grazie mille. È tutto anche per questa settimana per il nostro Sassone allo Stagno che abbiamo realizzato ad Orga. Argomento, come sempre nella prima puntata dell'anno, gli auguri, le speranze per un nuovo anno positivo. Grazie a tutti voi, grazie a Riccardo Ravez per l'immagine e il montaggio del Sassone allo Stagno e ancora da noi del Sassone allo Stagno, ovviamente un augurio per un buonissimo 2013.